Ciao a tutti e benvenuti nuovamente nella mia cucina. Si sa, siamo italiani e ci piace mangiare la pasta, siamo conosciuti in tutto il mondo per questo. Ma che male c'è? Certo, meglio preferire pasta fatta con farina meno raffinata, pasta integrale, e pasta magari che non contenga glutine e così via, ognuno di noi conosce le proprie necessità. E poi è anche bello intanto cambiare, pensare a dei condimenti nuovi. Verdure, sì, ok, il sugo, ok. Oggi invece prepareremo insieme il ragù, ma non il classico ragù. Oggi prepariamo insieme il ragù bianco vegano. Mettiamoci subito al lavoro. Primo passaggio per preparare questo ragù bianco vegano è quello di mettere a bollire un po' di acqua. Spegniamo adesso il gas, l'acqua è bella calda, e mettiamo il nostro macinato di soia a riposare finché non avrà raddoppiato il suo volume. Lo lasciamo lì in ammollo. Dopo circa 20 minuti il nostro macinato di soia lasciato riposare in acqua bollente risulterà così, quindi ha raddoppiato il suo volume. Adesso possiamo scolarlo e togliere l'acqua in eccesso. Per eliminare l'acqua in eccesso sarà sufficiente scolare il nostro macinato di soia e schiacciarlo con una cucchiaia di legno in modo da far uscire più acqua possibile. Nel frattempo mettiamo a soffriggere un po' di porro o, se preferite, una cipolla con dell'aglio. Io l'ho grattugiato, l'aglio, eccolo qua, e un filo d'olio d'oliva. Ok, adesso al nostro soffritto aggiungiamo il macinato di soia. La fiamma del fuoco è alta, mescoliamo bene. Aggiungiamo anche del rosmarino. Nel frattempo sbucciamo una patata a fettine sottili, e la aggiungiamo al ragù, tanto durante la cottura si scioglierà. Mantenendo sempre la fiamma alta aggiungiamo un quarto di bicchiere di vino bianco e lo lasciamo evaporare. Aggiungiamo anche dello zafferano, del pepe nero. Copriamo tutto quanto con dell'acqua tiepida e lo lasciamo cuocere a fiamma bassa. Nel caso tutta l'acqua si dovesse asciugare, ne aggiungiamo ancora. Intanto verifichiamo come procede la cottura del ragù. Se dobbiamo aggiungere dell'acqua, l'aggiungiamo. La facciamo intiepidire, un po' di acqua, e l'aggiungiamo. Se non ce n'è bisogno, continuiamo tranquillamente la cottura a fuoco basso. Dopo 1 ora e 20 di cottura il nostro ragù è quasi pronto. Direi che non è il caso di aggiungere ulteriore acqua. Dopo 1 ora e mezza di cottura il nostro ragù bianco vegano è pronto. Ricordiamoci di salarlo, quindi possiamo preparare degli gnocchi fatti in casa piuttosto che condire qualsiasi altro tipo di pasta o di riso. Buon appetito a tutti. Dopo questo video trovate anche tutti gli ingredienti, oltre che a una foto di un bel piatto condito con questo ragù. Ciao!